continuiamo questa bellissima serata insieme. Naturalmente vi ricordo ancora la nostra mail, spero continuiate sempre a scrivere ad angoli@espansionetv.it. E parliamo ancora di questo mese di ottobre che ha ispirato il testo del romanzo di Eloisa, come abbiamo sentito poco fa, ma ispira moltissimo anche il nostro prossimo ospite. Eccolo lì, il nostro amico Luigi Biffi, agronomo, che torna finalmente a trovarci. Ciao Luigi e ben ritrovato. Ciao Dolores, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, come dicevo, questo mese di ottobre è particolare anche nell'orto. Io credo tu ti trovi effettivamente, ti vedo all'aperto, quindi forse stai in un orto, è così? Sì, sono nel mio orto, nel mio angolo di paradiso. È una meraviglia, guarda, vorrei essere lì con te. Senti, questo mese di ottobre che cosa ci regala? Sicuramente ci regala le zucche, è il momento di raccoglierle e di pulirle e di metterle in un posto riparato all'oscuro per tutta la stagione invernale. Quindi hanno la capacità di rimanere a disposizione per un lungo periodo queste zucche se le trattiamo come si deve? Sì, perché diciamo come quelle che coltivo io non le faccio proprio in modo naturale, e per cui quando le raccolgo le pulisco bene dalla terra, così almeno sono belle pulite, le porto in cantina e si conservano per 4-5 mesi. Ecco Luigi, però parliamo ovviamente di zucche che tra l'altro sono protagoniste in questi giorni, insomma in questo mese, arrivando verso la fine ci sarà Halloween, quindi la fanno da padrone. Proprio a tale proposito voglio capire la differenza tra le zucche che giustamente poi magari cuciniamo e via dicendo e quelle invece che sono ornamentali. Che differenza c'è, come le riconosciamo e se comunque tutte le possiamo usare sia in un modo che nell'altro? Beh, diciamo che le zucche ornamentali sono molto più piccole e non sono ricche di polpa, perché noi utilizziamo la polpa tolta dai semi per poter cucinare, ad esempio gli gnocchi di zucca, il riso con la zucca fritta, eccetera. Per cui quelle ornamentali sono molto, sono diciamo con una polpa anche un po' asciutta, per cui non si presta per la cucina. Quindi Luigi, dicevi poco fa che l'importante per riuscire a conservarle è tenerle al buio, perché mi hai detto le porto in cantina. Le metto in cantina in un luogo asciutto, ecco, ovviamente non umido, al buio, perché ovviamente la luce accelera poi tutti i processi vegetativi ovviamente. Certamente. Sì. Ma non solo le zucche immagino, in questo momento il tuo orto che cosa ti offre? Allora, sto raccogliendo anche gli ultimi pomodori, per cui ormai siamo a fine stagione, ci sono ancora dei pomodori da poter raccogliere, ma anche quelli che non sono verdi io non li butto, perché possono essere utilizzati o per fare la cosiddetta marmellata di pomodori verdi, oppure anche scottati con l'aceto e messi nei vasi per l'inverno, per fare degli antipasti, eccetera. Quindi diventano delle ottime risorse per conserve che possiamo utilizzare in pieno inverno, quindi mantenendo quel gusto dell'estate. Assolutamente sì. Poi diciamo che è ancora il momento per raccogliere delle insalate. Io poi ho già preparato il terreno e ho già messo le verze, i cavolfiori, i finocchi, che poi durante la stagione invernale raccoglierò e utilizzerò. Quindi sono tanti i doni che il tuo orto ti sta dando, ma immagino che avrai lavorato parecchio durante questi mesi estivi alle spalle per avere dei raccolti così importanti. Sì, perché come ci siamo detti sempre, l'importante è preparare bene il terreno, il letto dove poi metterò a dimora le nuove piantine. Infatti, dove ho tolto ad esempio le patate, ho già fangato, ho già preparato ancora il terreno, quasi come fosse pronto per la semina. Perché in questi mesi, che è ancora diciamo una temperatura abbastanza mite, se ci sono delle erbe infestanti crescono, io le tolgo, e poi posso mettere a dimora, ad esempio, il mese di novembre metterò le cipolle e l'aglio, proprio che poi rimarrà sotto tutto inverno e crescerà durante la stagione primaverile. Così non devo disfare in modo, diciamo, poco ecologico, perché non devo usare concimi. È proprio il trucco della falsa semina. Cioè io preparo il letto di semina, le erbe infestanti crescono, le tolgo,
e per cui il terreno è pulito per mettere a dimora quello che voglio. Questo è l'unico modo per poter togliere di mezzo le erbe infestanti in maniera pulita ed ecologica, come hai detto poco fa, quindi evitando di usare magari altri prodotti chimici, anche a salvaguardia, insomma, dei prodotti che arrivano, perché possano essere davvero in ottime condizioni. Così almeno. È un metodo rispettoso per l'ambiente, sicuramente. Beh, e ovviamente io posso anche già mettere a dimora le piante una volta che ho preparato il terreno, e poi man mano che vedo che crescono le erbe infestanti le tolgo con una zappetta. Certo, dipende anche da quanto è grande l'orto, perché se ho un'estensione un po' importante faccio anche un po' fatica. Però, insomma, se... Io ogni tanto ci sono i miei figli che mi aiutano, per cui... Senti, io non so se... Io credo il tuo orto sia abbastanza significativo come dimensioni, ora non so se sarà possibile da parte tua mostrarci qualcosa, mostrarci delle zucche, non so se le hai vicino a te, se la regia ti ha detto di non muoverti, non so che ti hanno detto di non muoverti, bene, quindi niente. Senti, allora torniamo invece all'aspetto descrittivo della questione. Spostarmi, vedere, non so se... No, di qua, aspetta. Ecco, vedi. Noi... Intravediamo qualcosa, che cos'è? Allora, è una serra. Adesso non c'è ancora il celofan, per cui adesso il mese prossimo ci metterò un celofan, e lì poi da gennaio comincerò a mettere le nuove piantine. Per cui non è una serra riscaldata, però diciamo che il celofan mi protegge, mi crea un microambiente adatto per cominciare a mettere a dimora delle piantine. Intanto, Luigi, vedo una serra abbastanza alta, perlomeno da quanto mi sembra di comprendere. Tu hai anche precisato che non è riscaldata. No. Sarebbe meglio averla riscaldata? Perché allora io posso già anticipare la stagione. Se io ho una serra dove posso mettere una stufa o qualcosa che durante magari le ore serali gli do un piccolo colpo di temperatura, riesco poi a mantenere un clima più favorevole per la crescita delle piante. Luigi, il principio di gestione della serra, intesa come pulizia del terreno, semina, ripartizione degli ortaggi e via dicendo, è lo stesso che tu ci hai raccontato per la raccolta a cielo aperto? Sì, cioè è importantissimo la rotazione, proprio per evitare di impoverire il terreno dei principi nutritivi che le piante prendono, perché ogni pianta assorbe principalmente alcuni macroelementi e microelementi. Per cui se io continuo a mettere nello stesso appezzamento le stesse piante, vado a impoverire di questi elementi il terreno. In più, ogni pianta ha il suo parassita. Se lì so che ci sono i pomodori, ci saranno sempre i parassiti dei pomodori. Se invece ai pomodori faccio seguire le insalate, faccio seguire altre piante, le cipolle, eccetera, i parassiti non hanno tempo di mettere radici. Per cui è una cosa importante anche fare la rotazione. Segnarsi, certo, magari su un quadernetto, su un diario, ogni anno, dividendo l'appezzamento in più settori, cosa ho messo l'anno precedente per non rimetterlo. Quindi meglio avere anche un progetto di coltivazione, perché come hai detto avere un quadernetto, un'agenda aiuta. Luigi, davvero l'ultimo minuto a disposizione, la domanda che voglio farti è questa: si sono un po' modificate anche le condizioni atmosferiche, l'abbiamo visto anche durante l'estate, questi temporali devastanti che hanno distrutto moltissimo. Ora ci si augura che nella stagione che sta per arrivare non accadano più queste situazioni così drammatiche, ma qual è il consiglio per salvaguardare tanto lavoro in provisione comunque della stagione che sta per arrivare? Sicuramente se l'orto non è di grosse dimensioni, per cui anche da un punto di vista economico non è impegnativo, io consiglio di mettere la rete antigrandine, perché anche magari... per l'inverno, quindi anche per l'autunno? Inverno e l'autunno assolutamente no. Certo, quindi ripensando alla prossima stagione, secondo te questo sarà da fare vista la modificazione delle condizioni?
purtroppo ci sono degli eventi temporaleschi che sono molto aggressivi, per cui è più probabile che il temporale si trasformi in un evento che porta grandine e mi può per compromettere il raccolto. Certo, Luigi, io davvero ti devo salutare, contravvenendo velocemente alle regole della regia. Non so se hai una zucca ai tuoi piedi e puoi sollevarla, se non ce l'hai non fa niente, ce l'hai, vedo che ce l'hai, bene? E sta per arrivare la zucca, eccola qua, la zucca sui saluti, ci voleva perché è meravigliosa, e con questo io saluto e ringrazio Luigi Biffi, alla prossima quindi. Alla prossima Dolores e buona continuazione a tutti. Grazie, grazie anche a te, grazie anche a voi per essere stati con me, tra poco c'è come sempre l'informazione.